quanto riguarda l'incontro con Avramopoulos, sono assolutamente soddisfatto delle parole. Ho letto anche i suoi tweet dove si parla di pieno appoggio e pieno sostegno alle richieste italiane. Adesso aspettiamo i fatti. Io poco ministerialmente gli ho messo in mano un elenco di 670 persone potenzialmente ricollocabili dall'Italia già oggi pomeriggio, per dimostrare che la vicinanza a parole si dimostri una vicinanza nei fatti, e quindi il sostegno all'Italia può trasformarsi in queste centinaia di gesti di generosità fatte da altri. I numeri, come diceva il Presidente del Consiglio, ci danno assolutamente ragione. Il 2019, toccando ferro, è il primo e unico degli ultimi anni dove ad oggi ci sono state più espulsioni che arrivi. Ad oggi si registrano, rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso, 53 sbarchi a fronte degli 840 dell'anno scorso, meno 93%, ma soprattutto a fronte di 53 arrivi si registrano 73 espulsioni. Quindi l'anno comincia bene. Abbiamo un pregresso abbastanza oneroso e impegnativo, però se, come sono sicuro, il governo manterrà, anzi non solo il governo italiano manterrà, ma estenderà ad altri governi europei la stessa ferma presa di posizione, salveremo tante vite e aiuteremo veramente lo sviluppo dei popoli africani. Ho letto oggi che le stesse autorità spagnole hanno fermato nel porto di Barcellona la nave della ONG Open Arms, e quindi evidentemente non avevamo torto se altri seguono la stessa via. Ripeto, se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come ci è stato detto oggi, dalle parole ai fatti, l'Europa si salva. Come diceva il Presidente del Consiglio, se le parole rimarranno solo parole, l'Europa non esiste.